Lorenzo Giuponi, una vacanza tanto bella che rischiava di finire in tragedia, tutta colpa di quell'attentato a firma dell'ISIS, dove tu stesso sei stato protagonista, sei rimasto tra le vittime, fortunatamente senza tragiche conseguenze. Raccontaci un attimo quei momenti vissuti tra te e tuo fratello su quel pullman. Quel giorno io e mio fratello Leonardo siamo scesi a Tunisi per un'escursione che era alla Medina, Museo del Bardo, Cartagine, è un altro piccolo paese. Dopo la visita alla Medina siamo Quindi una giornata arrivati, organizzata. sì, era organizzata dalla costa, un'escursione, quel tipo di escursione durava tutta la giornata. Siamo, dopo la visita alla Medina, arrivati al parcheggio del Museo del Bardo, era tutto tranquillo, c'erano solo due forze dell'ordine, ma nel momento in cui abbiamo parcheggiato per scendere sono arrivati dei colpi che hanno preso due turisti all'esterno del pullman, e nel momento in cui l'abbiamo sentito io ho tirato subito mio fratello verso il corridoio del pullman, e in lo stesso momento tutte le persone Buttata a terra. sono buttate a terra per la paura. Ecco, proprio la scelta del posto che fortunatamente ha coinciso con un destino più che positivo, perché i primi proiettili sparati nei confronti del pullman dove eravate voi sono arrivati nel sedile posteriore a quello vostro, Sì, come confermi, giusto? anche dalle immagini del pullman che si trovano in rete, quelle due signore morte erano due posti dietro di noi, e alcuni proiettili hanno preso anche il vetro dove era il lato dove era seduto mio fratello, che fortunatamente noi già eravamo a terra. Tralasciando adesso il lato cruento di questo attentato che è da condannare a prescindere, che idea ti sei fatto tu su quello che hai visto? Cioè, noi in Occidente abbiamo una visione di questo mondo a volte anche deviata dall'informazione, dai mass media che ci fanno arrivare le notizie frammentate. Tu che sei stato lì, tu che hai visto come agiscono, come si muovono, che idea ti sei fatto? Che anche ragazzi di giovane età, miei coetanei, uccidono senza problemi persone di qualsiasi età e non hanno problemi a prendere un fucile e a sparare a tutti, solo ascoltando parole dei loro capi o imam che li istigano alla violenza, e loro sono contenti di uccidere perché sapevano che sarebbero morti loro stessi.